Ciao a tutti, Roberto di Smartphonology, perdonate un po' la confusione, sto facendo un po' di cambiamenti nel mio, diciamo, angolo di riprese. Oggi parliamo di Huawei Band 9, uno degli ultimi accessori presentati da Huawei nel corso delle ultime settimane e che completa la proposta degli indossabili di Huawei. È stata presentata una nuova versione del Huawei Watch GT4, l'Elegant Pendant l'abbiamo recensita qualche tempo fa con Lisa, potete trovare il video nel canale. Inoltre nel canale potete trovare la recensione di Huawei Watch Fit 3. Oggi parliamo di Huawei Band 9. È un aggiornamento, in realtà potremmo chiamarla come una Huawei Band 8 Second Edition, perché sono poche le implementazioni rispetto alla generazione precedente, ma intelligenti. Non vi dico altro, però vi do appuntamento subito dopo la sigla. A prima vista la Band 9 sembra in tutto e per tutto uguale alla Band 8 e in effetti è proprio così, all'aspetto cambia solo il cinturino, abbiamo infatti il materiale che può essere fluoroelastomero oppure il nylon. Io ho ricevuto il modello in fluoroelastomero che è lo stesso materiale con cui è stato dato il cinturino, è stato fatto il cinturino del Watch Fit 3, ma se il Watch Fit 3 non ha avuto, almeno io non ho avuto problemi durante l'utilizzo, non posso dire lo stesso con la Band 9 perché ogni tanto mi lascia dei segni che danno un po' fastidio sul polso, ma dipende chiaramente come lo si stringe al polso, se è troppo stretto può dar fastidio, ma se è troppo largo magari non raccoglie i dati sulla salute e sull'attività in maniera corretta. Comunque c'è anche la versione in nylon che questo problema in teoria non dovrebbe averlo, non l'ho provato, però presuppongo che sia così. Quello che cambia molto invece non si vede, c'è infatti un sensore di luce ambientale che permette di regolare in automatico il display a seconda della luce esterna o interna. Abbiamo inoltre un sensore che si fa in tre, infatti prima avevamo separatamente accelerometro, giroscopio e magnetometro, adesso li abbiamo tutti in uno con il sensore IMU a 9 assi. Questa differenza dovrebbe dare delle stime un po' più precise sui dati della salute e delle attività fisiche, dunque è una implementazione che apporta un miglioramento rispetto alla Band 8. Rimane uguale il display, sempre un AMOLED da 1,47 pollici. Ecco, una cosa che non ho molto apprezzato del display è che è molto riflettente, riflette molto anche sotto la luce diretta del sole. Anche se non è luminosissimo, si potrà vedere e consultare i dati mostrati sull'orologio, però quando è appunto sotto la luce diretta si fa un po' di fatica perché un po' più di luminosità non avrebbe guastato. Un'altra cosa che non ho apprezzato sono i profili dell'orologio che rimangono sporchi con le ditate, senza contare che lo stesso accade in modalità diversa col cinturino che diventa soggetto alla polvere. Per quanto riguarda la rilevazione del sonno e dei dati sulla salute, sono le stesse tecnologie che abbiamo già trovato su Watch Fit 3 e su GT4, dunque si può quasi dire un'esperienza premium per quanto riguarda rilevazione dei dati della salute e dell'attività. Per il resto ovviamente è una fascia entry level, viene venduto al costo di 59 euro, si può trovare qualcosina meno dunque la Band 8, ma non abbiamo questi aggiornamenti che abbiamo invece trovato sulla Band 9, dunque è sicuramente più accattivante come prezzo la Band 9 e in relazione alle caratteristiche rispetto al modello precedente. Per quanto riguarda le performance, la Band è molto reattiva, lo si intuisce anche solamente girando il polso quando si sta cercando di visualizzare l'ora o vedere le ultime notifiche. Si può anche rispondere alle notifiche purché si consenta dal telefono alla ricezione. Le notifiche si possono personalizzare dall'applicazione Huawei Health, che è sempre la stessa che abbiamo visto anche nelle scorse
recensioni, dunque un'applicazione molto ben strutturata con molte opzioni, insomma non c'è da rimanere delusi per quanto riguarda i dati prelevati dall'applicazione Huawei Health, che può essere anche sottoscritta nella versione Health Plus per ottenere maggiori dettagli e maggiori aiuti per quanto riguarda il progresso degli allenamenti. Per quanto riguarda il design della band, sempre la stessa delle band precedenti, non c'è stato un grosso cambiamento, abbiamo sempre lo stesso design semplice, elegante, che si adatta un po' a tutte le situazioni, ma c'è anche qualche colore un po' più sgargiante, non solo nelle watch face, ma anche nei cinturini, che possono essere più o meno colorati a seconda dei propri gusti. Le dimensioni sono molto contenute ed è molto leggero, il dispositivo pesa appena 14 grammi, infatti se non si sa di averlo al polso o se non ce lo si ricorda si può per temere di averlo perso, in realtà è ben legato al polso, è davvero leggero, che è davvero così leggero che non ci si ricorda di averlo, ed è un punto a favore in questa band rispetto magari alla concorrenza. Un'altra differenza abbastanza importante, ma non così tanto per quanto riguarda la vita di tutti i giorni, cambia in peggio in realtà la temperatura operativa. Questi sono dati riportati dal sito di Huawei, infatti c'è una temperatura operativa che parte dai 0 e arriva ai 35 gradi centigradi sulla Band 9, invece la generazione precedente partiva da meno 10 gradi e arrivava a 45 gradi centigradi. Può interessare o non interessare questo dato, per me è abbastanza rilevante e c'è questo grande cambiamento rispetto al passato. Vediamo un attimo come si comporta la Smart Band. Basta un giro di polso per attivare lo schermo, oppure basta premere il tasto presente sulla destra per attivare lo schermo. Questo è la watch face di default, basterà scorrere dal basso verso l'alto per vedere le notifiche, dall'alto verso il basso per accedere ai vari controlli, al timer, alla sveglia, trovare il dispositivo, oppure gestire la luminosità dello schermo, le impostazioni, la torcia e la modalità sospensione e la modalità riposo. Verso sinistra possiamo accedere ad altre funzioni come ad esempio il meteo o il controllo della musica sul dispositivo. Basterà scorrere invece verso il basso per aggiornare i dati, mentre spostandoci di nuovo sulla destra abbiamo un altro pannello dove si potrà vedere in tempo reale i battiti per minuto con un grafico riguardante la giornata. Abbiamo la possibilità di consultare la saturazione dell'ossigeno nel sangue, quanto abbiamo dormito, il livello di stress. Ecco, un'altra cosa, come il Watch Fit 3 c'è sempre da dare il consenso su ogni aspetto della Smart Band prima di accedere ai vari dati, necessario forse, noioso sicuramente. Abbiamo la possibilità inoltre di accedere alla modalità respiro, che spiega come respirare per raggiungere un po' di relax, per riposarsi un po', rilassarsi un attimo. Sempre scorrendo verso destra avremo altri dati come quelli relativi all'allenamento, i passi, le chilocalorie bruciate. Abbiamo anche il punteggio del sonno di Huawei. Ogni volta che vorremmo vedere dei dati dovremo accettare l'informativa sulla privacy, e qui ci sono dei dati un po' più dettagliati e interessanti su la qualità del sonno, quanto abbiamo dormito, sonno profondo, leggero, quanto siamo stati in fase REM e quante volte ci siamo svegliati nel corso della notte. Abbiamo anche la media della frequenza cardiaca, dell'ossigenazione del sangue e anche il registro dei pisolini. Io non ne ho fatti oggi e mi sarebbe piaciuto. Correndo sempre verso destra c'è la possibilità di vedere le statistiche delle proprie attività. Tornando, premendo il tasto, si potrà tornare alla schermata principale. Così si può invece scegliere le watch face preinstallate, cioè Superwatch, questa l'ho installata io, un po' colorata e un po' carina. Insomma, ci sono queste preinstallate che si possono anche
personalizzare, si può anche scegliere ad esempio la possibilità di aggiungere delle foto, ma sarà necessario scansionare il codice QR e sceglierla dall'applicazione. Una cosa che non ho molto apprezzato del display sono queste cornici spesse, sono molto spesse, fanno sembrare piccolo il display, quando invece ha una diagonale abbastanza buona. Per avviare un allenamento basterà portarsi su questa schermata, premere l'allenamento che si vuole fare e poi partire. Una cosa che invece non ho ben capito perché non è presente, e non è presente nemmeno sul Watch Fit 3, è la rilevazione della aritmia cardiaca. Chiaramente questi dispositivi non sono dispositivi medici, dunque quello che offrono è una stima, è giusto un parametro che si può tenere conto, ma è più che altro un dato che può essere utile a chi lo utilizza, ma su cui non bisogna dare un grande valore, a meno che non sia chiaramente un dispositivo medico. Ma non è questo il caso. Ad ogni modo, questa funzionalità non c'è, anche se dovrebbe esserci, non si sa perché in Italia ancora non sia disponibile. Ad ogni modo, il prodotto dovrebbe essere in grado di rilevare l'aritmia. Non sappiamo se è un aggiornamento che arriverà o se non è proprio pensato per l'Italia. È un po' un peccato, perché renderebbe il prodotto molto più completo, ripeto, è solo un dato. Abbiamo però molte informazioni per quanto riguarda il sonno e salute cardiaca. Abbiamo inoltre, per chi interessasse, la possibilità di consultare il ciclo mestruale. In passato era un'opzione che si poteva attivare solo selezionando il sesso femminile dall'applicazione. Quale comprare dunque? Huawei Band 8 si può trovare intorno ai 40 euro, poco meno. Può allettare, però in realtà devo dire che la possibilità di avere un sensore di luce ambientale, dati più precisi, il cinturino in nylon, fluoro elastomero rispetto al TPU e il silicone, sono delle caratteristiche che a soli 10 o 20 euro in più valgono il prezzo del biglietto. Dunque Huawei Band 9 è la scelta migliore sotto ogni punto di vista rispetto al modello precedente, al netto di quanto ci siamo già detti. Abbiamo qualche difetto, come un cinturino che si sporca facilmente o che può lasciare segni sul polso a seconda di come andremo a stringerlo sul braccio. Non è un cinturino che si può utilizzare tutti i giorni o si deve utilizzare tutti i giorni, a meno che non vogliate tenere costantemente monitorato i vostri dati. È più uno strumento da utilizzare quando ci si allena o quando si vuole controllare i dati sul sonno. Il prezzo è adeguato, un prezzo adeguato ad un prodotto entry level, sarà venduto a un po' di più rispetto ai modelli precedenti. 59 euro per un modello nuovo è un prezzo adeguato. Chiudiamo parlando dell'autonomia. Si può arrivare fino a 14 giorni con un utilizzo blando, verosimilmente si arriverà a 10 giorni con una continua ricezione di notifiche e di il calcolo dei valori vitali un po' più frequente. Un'altra cosa che non ho propriamente apprezzato, ma come non ho apprezzato nemmeno su Watch Fit 3, è la base di ricarica, che non è sempre stabilissima, basta un non nulla per staccare il cavo. Per quanto riguarda la recensione della Huawei Band 9 è tutto, vi ringrazio per essere stati con me. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Vi ringrazio e alla prossima, da Roberto di Smartphonology.